recitazione di un film d'Antonioni è sempre qualcosa di avventuroso, qualcosa di imprevedibile. E questo è uno degli elementi che ne fa un periodo importante della vita. Le conseguenze poi sono altrettanto imprevedibili. Per esempio, quando siamo andati a Cannes, era il mio primo festival e il mio primo film. L'arrivo è stato come entrare in una fiera dove ognuno si occupa di cose molto mondane. La sera dello spettacolo, la scalinata era piena di centinaia di fotografi. Era una specie di... come se ci prendessero a tiro con dei fucili, con delle pistole. Era tutto pieno, tutto nero. La proiezione dell'avventura a Cannes è stata drammatica. Dall'inizio, dai titoli di testa, il pubblico sghignazzava. Non si sa bene perché. Ridevano alle cose più gravi, quelle che ci erano costate forse più fatica, in cui credevamo di più. E così per tutto il film. Pochi hanno seguito, forse hanno amato, la proiezione dell'avventura. Quando io sono uscita piangevo come una bambina, ero disperata, mi sembrava che tutto il mio lavoro, tutti questi mesi in cui avrei dato veramente tutto perché fosse un buon lavoro, non era servito a niente. Avevamo tutti creduto in questo film e andava nel vuoto, andava in questa gente che rideva in questa sala mondana. All'indomani accade una cosa imprevedibile. Scendendo dalla nostra camera, nella hall dell'albergo c'era una lista lunghissima di nomi importanti, i registi italiani, i registi stranieri, giornalisti, critici, scrittori, persone che avevano visto il film. E questa lunga lista era preceduta da alcune parole. Ieri sera noi abbiamo visto il più bel film che abbiamo mai visto ad un festival.